dimenticato. Si figuri, sono 10 anni, signora. 10 anni esatti. Eh sì. Venga. Ci sarebbe mio figlio, collabora con me, posso farlo venire? Ma certo. Dai, muoviti. Ho fatto. Ho le braghe tutte larghe. Dai, benissimo. Beh, no, allora è meglio lì, sotto il pergolato. E per il pranzo chi ci pensi? Loro! Loro? Ma pensi che siano in grado? Non ti sbrimare. Oh, mia madre si fida. Beata lei. Beh, li conosce da tanti anni. Allora? Signora. Ma siete molto avanti. Stiamo andando bene. Si accomodi, avvocato. Roberta, sì? Vuole venire a rinfrescarsi? Grazie. Mentre suo marito controlla tutto, venga al piano di sopra. Non ti vedevo venire, credevo che fosse uno scherzo. Le signore quando salutano, stanno sedute. Cosa bevi, un tè? In un ristorante, un tè. Un tè? Un tè. E lei? Niente. Indovina chi c'è? Lei. Lei. Buongiorno. 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 Ma è stupendo. Avete fatto un gran lavoro. Insomma. Lo sa che la mamma resta qui a dormire domani sera? No. Mio figlio ha trovato l'orchestra, proprio come la voleva lei. Grazie. Noi saliamo. Va bene, le faccio portare sulla roba. Dai, ragazzi. Permesso? Avanti. Poggiatele lì. Porta su la nostra roba nella camera grande e poi cerca di togliere quelle scritte dai piatti con un po' di acido, vedi tu. Va bene, sì. Signora, mi scusi, posso presentarle la mia squadra? Sì. Melloni, il capo cameriere, lo conosce già. Davide, Dario, aiuti camerieri. Il signor Zucchi. La signorina Sandra, il babbo. È andata via.